Faccio un video veloce sulla forma influenzale che sta girando in questi giorni, perché ci state chiamando davvero in tanti. Allora vi do due dritte. Allora, intanto se siete malati, quindi avete sintomi respiratori tipo tosse, raffreddore, rinite, sinusite, comunque congestione alle vie respiratorie e altri sintomi influenzali come appunto stanchezza, problematiche gastrointestinali e anche febbre, è perché il vostro organismo ha bisogno di riposo, prima di tutto, ha bisogno di disintossicarsi e ha bisogno di riprendersi, no? Di riprendere le energie. Per cui mettetevi un attimo dalla parte del corpo e vedete come lui ha bisogno, ecco, di appunto riposo, quindi il sonno e la stanchezza, i dolori osso-articolari hanno questo scopo, cioè quello di farvi riposare. Come il muco o le congestioni delle vie respiratorie abbiano proprio lo scopo di buttare fuori le tossine e quindi questi sintomi, che certo sono anche fastidiosi, però non vanno soppressi perché sono il tentativo del nostro corpo di rimetterci in salute. Per cui si possono usare benissimo degli oli essenziali, abbiamo già fatto altri video, però in questo caso potete usare la ravinzara. Come se ce l'avete in casa già, per fare sia i suffumigi, quindi i cosiddetti fumini, cioè fate bollire un po' di acqua e poi fate cadere una goccia per volta di olio essenziale nella ciotola e lo respirate fino a che non è evaporato. E questo lo potete ripetere, quindi una goccia per volta, appunto, nell'arco di 10 minuti circa. Vi liberate in questo modo tutte le vie respiratorie. Oppure la ravinzara la potete anche accendere in diffusione. In più, il balsamic, se ce l'avete in casa, questo è proprio il mix di oli essenziali più adatto in questo momento, però lo potete applicare, questo si può applicare già direttamente sul corpo e quindi lo potete applicare sullo sterno come balsamico o addirittura sulla gola, sui seni paranasali se avete la sinusite. E quindi lo potete fare 2 o 3 volte al giorno fino a che non passa il sintomo. Per le mamme, quindi per i bimbi in realtà c'è il legno d'iò che può sostituire la ravinzara e il Balsamic Kids, no? Che sostituisce il Balsamic. Mi raccomando, cercate di riposare il più possibile, non stroncate per forza i sintomi delle vie respiratorie e abbiate cura di voi. Vi saluto, ciao!